La città italiana che preferisco? Firenze, perché lì gli italiani ci hanno accolto sparandoci addosso. Così ebbe a dire, a proposito dei combattimenti nella città di Firenze, il generale inglese Harold Alexander. Nel dopoguerra nacque lo slogan «Firenze insorse e si liberò da sola». È un assunto che ha diviso a lungo le parti in causa, i sicuramente sconfitti e i probabili o improbabili vincitori. Per vincitori si intende coloro che scacciarono i tedeschi da Firenze. Le fonti storiche inglesi danno una loro versione dei fatti. Nel 1947 Winston Churchill scrive che i tedeschi furono costretti a far saltare i ponti sull'Arno a causa dello sfondamento della seconda divisione neozelandese. Quale che sia la versione più attendibile, oltre ai partigiani, agli inglesi e ai tedeschi, in quei giorni c'è un altro gruppo di combattenti ad entrare in gioco. L'11 agosto 1944, i partigiani del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale entrano finalmente a Firenze. Durante la battaglia di Firenze, quando tutto sembra finito, con le truppe tedesche e i reparti della Repubblica Sociale in ritirata verso nord per raggiungere la linea gotica, emerge un nuovo fenomeno, che ritroveremo poi anche in altre città del nord Italia, Torino in particolare, ma che a Firenze trova la sua massima espressione. Sono i cosiddetti franchi tiratori. Si tratta di qualche centinaio di fiorentini di ambo i sessi e di tutte le età che, appena si affacciano in città i reparti alleati e le formazioni partigiane, cominciano a sparare dalle finestre, dai tetti, dagli angoli delle strade. Non hanno alcuna speranza di sopravvivenza. Una volta presi, saranno fucilati. Alcuni ritengono che siano stati organizzati da Alessandro Pavolini, fiorentino lui stesso, segretario del Partito Fascista Repubblicano e comandante delle Brigate Nere. Altri ritengono che si tratti di un autentico fenomeno spontaneo, creato dai quei ragazzi che, troppo giovani per arruolarsi nelle forze armate della Repubblica Sociale, scelgono un modo tutto loro per contribuire a difendere la loro Firenze e l'idea sotto la quale erano nati e cresciuti. I franchi tiratori dimostrano che il capoluogo del Granducato di Toscana non sarebbe caduto senza colpo ferire. Un gesto che, se non fosse per Curzio Malaparte, che ne narra nel suo libro La pelle, sarebbe passato totalmente inosservato e che, comunque, è caduto per decenni nell'oblio. Quell'11 agosto del 1944, gli ultimi soldati repubblicani ad abbandonare il capoluogo toscano provano a convincere quei ragazzi a mettersi in salvo con loro, ma essi non vogliono sentire ragioni. La consegna, rispondono, è quella di morire sul posto. E così avrebbero fatto. Tra i franchi tiratori che a Firenze e nelle città del nord continuano la battaglia per ostacolare l'ingresso di alleati e partigiani, vi sono anche parecchie donne. La Reuters parla di 25 ragazze catturate nella sola Firenze. Arroccati su 4 linee di difesa, potendo contare sull'appoggio militare dei tedeschi che continuano ad occupare fino al 18 agosto il territorio alle loro spalle, resistono per 2 settimane, al termine delle quali saranno quasi tutti uccisi. Il piccolo reparto di giovani donne è dal giugno del 1944 che si sono preparate a quel giorno. Si sono addestrate intensamente al lancio delle bombe balilla che lanciano 2 alla volta su alleati e partigiani che entrano a Firenze. Quasi tutte quelle catturate vive verranno fucilate dai partigiani. In quei giorni essere uomo o donna, avere 14 o 30 anni, è la stessa cosa. L'umana pietà ha lasciato ormai posto soltanto all'odio e alla sete di vendetta.
Per capire il clima che si respira in quei giorni a Firenze, ricordiamo la triste vicenda del maresciallo Luigi Gallerani, che proprio l'11 agosto del 1944, al seguito delle truppe alleate, rientra a Firenze e raggiunge casa sua in Borgo Ognissanti, strada ben presidiata dai franchi tiratori. Affacciatosi alla finestra, forse per rendersi conto della situazione, viene notato da un picchetto di partigiani a caccia di cecchini, che lo invitano a scendere in strada. Appena fuori dal portone, un gruppetto di persone inferocite lo assale senza ascoltare le sue rimostranze. Viene trascinato di peso nella vicina via Orti Oricellari, messo al muro e ucciso con una raffica di mitra. Il figlio partigiano e la vedova, dopo qualche giorno, pretendono che venga aperta un'inchiesta, ma naturalmente non se ne farà nulla. Ecco come Curzio Malaparte racconta della fucilazione dei franchi tiratori catturati dai partigiani. È estratto dal suo bel libro sopracitato La pelle. I ragazzi seduti sui gradini di Santa Maria Novella, la piccola folla di curiosi raccolti intorno all'obelisco, l'ufficiale partigiano a cavalcioni dello sgabello ai piedi della scalinata della chiesa, coi gomiti appoggiati sul tavolino di ferro preso a qualche caffè della piazza, la squadra di giovani partigiani della divisione comunista potente, armati di mitra e allineati sul sagrato davanti ai cadaveri distesi alla rinfusa l'uno sull'altro, parevano dipinti da masaccio nell'intonaco dell'aria grigia. Illuminati a picco dalla luce di gesso sporco che cadeva dal cielo nuvoloso, tutti tacevano, immoti, il viso rivolto tutti dalla stessa parte. Un filo di sangue colava giù per gli scalini di marmo. I fascisti, seduti sulla gradinata della chiesa, erano ragazzi di 15 o 16 anni, dai capelli liberi sulla fronte alta, gli occhi neri e vivi nel lungo volto pallido. Il più giovane, vestito di una maglia nera e di un paio di calzoni corti che gli lasciavano nude le gambe dagli stinchi magri, era quasi un bambino. C'era anche una ragazza fra loro, giovanissima, nera d'occhi e dai capelli sciolti sulle spalle di quel biondo scuro che si incontra spesso in Toscana fra le donne del popolo. Sedeva col viso riverso, mirando le nuvole d'estate sui tetti di Firenze, lustri di pioggia. Quel cielo pesante, gessoso e qua e là screpolato, simile ai cieli di masaccio negli affreschi del Carmine. Quando avevamo udito gli spari, eravamo a metà di via della Scala, presso gli Orti Oricellari. Sboccati sulla piazza, eravamo andati a fermarci ai piedi della gradinata di Santa Maria Novella, alle spalle dell'ufficiale partigiano seduto davanti al tavolino di ferro. Al cigolio dei freni delle due jeep, l'ufficiale non si mosse, non si voltò, ma dopo un istante tese il dito verso uno di quei ragazzi e disse: «Tocca a te, come ti chiami?» «Oggi tocca a me», disse il ragazzo alzandosi, «ma un giorno o l'altro toccherà a lei». «Come ti chiami?» «Mi chiamo come mi pare», rispose il ragazzo. «O che gli rispondi a fare, quel muso di bischero», gli disse un suo compagno seduto accanto a lui. «Gli rispondo per insegnargli l'educazione a quel coso», rispose il ragazzo, asciugandosi col dorso della mano la fronte madida di sudore. Era pallido e gli tremavano le labbra, ma rideva con aria spavalda, guardando l'ufficiale partigiano. L'ufficiale abbassò la testa e si mise a giocherellare con la matita. A un tratto i ragazzi presero a parlare fra di loro, ridendo. Parlavano con l'accento popolano di San Frediano, di Santa Croce, di Palazzolo. «E quei bighelloni che stanno a guardare? O non hanno mai visto ammazzare un cristiano? E come si divertono quei mammalucchi? Li vorrei vedere al nostro posto, e che farebbero quei finocchiacci? Scommetto che si butterebbero in ginocchio. Li sentiresti strillar come maiali, poverini». I ragazzi ridevano, pallidissimi, fissando le mani dell'ufficiale partigiano. «Guardalo, bellino, con quel fazzoletto rosso al collo. O chi gli è?
o chi li ha da essere? Via Garibaldi. Quel che mi dispiace, disse il ragazzo in piedi sullo scalino, gli è di essere ammazzato da quei bucaioli. Ulla far tanto lunga, moccione, gridò uno dalla folla. Se l'hai furia, la venga lei al mio posto, ribatté il ragazzo ficcandosi le mani in tasca. L'ufficiale alzò la testa e disse: fa presto, non mi far perdere tempo, tocca a te. Se gli è per non farle perdere tempo, disse il ragazzo con voce di scherno, mi sbrigo subito. E scavalcati i compagni, andò a mettersi davanti ai partigiani armati di mitra, accanto al mucchio di cadaveri, proprio nel mezzo alla pozza di sangue che si allargava sul pavimento di marmo del sagrato. «Bada di non sporcarti le scarpe!» gli gridò uno dei suoi compagni, e tutti si misero a ridere. In quell'istante il ragazzo gridò «Viva Mussolini!» e cadde crivellato di colpi. Estratto da La pelle di Curzio Malaparte. La battaglia si conclude soltanto il 1 settembre 1944, quando si spengono anche gli ultimi focolai di combattimento a Fiesole e Sesto Fiorentino. Gli scontri lasciano sul campo molti caduti da ambo le parti. Si contano 205 morti e 400 feriti. Un anno dopo, al gonfalone della città di Firenze, verrà conferita la medaglia d'oro al valor militare con questa motivazione. Generosamente e tenacemente, nelle operazioni militari che ne assicurarono la liberazione, prodigò se stessa in ogni forma, resistendo impavida al prolungato, rabbioso bombardamento germanico. Mutilata nelle persone e nelle insigni opere d'arte, combattendo valorosa l'insidia dei franchi tiratori e dei soldati germanici. Contribuendo con ogni forza alla resistenza e all'insurrezione, nel centro, sulle rive dell'Arno e del Mugnone, a Careggi, a Cecina e dovunque, donava il sangue dei suoi figli copiosamente perché un libero popolo potesse nuovamente esprimere se stesso in una libera nazione. Roma, 10 agosto 1945.